Montecatini Terme chiude le festività natalizie e il Capodanno con un successo in termini di presenze, nonostante la scarsa promozione degli eventi e grazie alla sua collocazione geografica vicina alle più importanti città d'arte come Firenze, Lucca e Pisa. È questo in estrema sintesi il commento ai dati emersi sul turismo della città termale di questo periodo di feste da parte di APAM Federalberghi. I dati a cui fa riferimento l'associazione di categoria di Confcommercio sono quelli raccolti dalla piattaforma H-Benchmark. In città il 70% di hotel sono stati aperti, una percentuale ben più alta di quella registrata per Natale, fa sapere APAM, migliore anche del 2019, l'ultimo anno pre-pandemia, quando gli alberghi aperti si erano fermati al 65%. Un altro dato positivo è il prezzo medio delle camere cresciuto del 20% rispetto al 2019. Ancora emerge dall'analisi del periodo che è cambiata la provenienza dei turisti a Montecatini. Se infatti nel 2019 gli italiani costituivano la stragrande maggioranza delle presenze, con l'87% del totale, nel 2021 sono scesi al 77% e solo poco più della metà, 51%, nel 2022. L'ultima considerazione di APAM è sulla gestione dell'amministrazione comunale degli eventi natalizi. La città è apparsa a lungo desolatamente vuota, con i turisti lontani da Montecatini per cercare altrove eventi e iniziative. È il commento severo di APAM Federalberghi che torna a chiedere la creazione di una struttura organizzativa per il turismo che coinvolga l'amministrazione comunale e le categorie economiche, dotata di risorse derivanti dalla tassa di soggiorno e con l'obiettivo di una programmazione di medio e lungo periodo. Si pensa già al prossimo Natale con due obiettivi, quindi da un lato mantenere le buone performance ricevute dagli stranieri, dall'altro recuperare le presenze degli italiani.